Quella che si svolgerà tra due giorni a Chieti sarà la prima processione dopo due anni di pandemia, un appuntamento immancabile per i cittadini e per quanti, anche se residenti fuori dall'Italia, tornano a Chieti proprio in occasione della processione del Venerdì Santo, la più antica d'Italia. Quest'anno si svolgerà sempre per le vie del centro cittadino, partendo da Piazza San Giustino intorno alle ore 19. Sarà una processione in sicurezza, con l'obbligo di mascherina, e sarà vietato seguire il corteo. Proprio ieri, infatti, il sindaco ha emesso un'ordinanza nella quale vengono definiti i regolamenti e i comportamenti da attuare per evitare i rischi di contagio da Covid-19. In linea con la relazione tecnica degli organizzatori, la processione con il suo coro diretto dal maestro Loris Medoro attraverserà le vie del centro cittadino seguendo lo stesso iter degli anni scorsi, con un'unica variante. Il corteo attraverserà via Toppi e sfilerà dritto fino alla Trinità per poi tornare alla cattedrale percorrendo via Marco Vezio Marcello. Quali sono le novità di quest'anno rispetto agli anni passati, dopo due anni di pandemia, per il coro e l'orchestra dell'Arciconfraternita del Sacro Monte dei Morti? Inizialmente abbiamo provato per circa, noi abbiamo 40 giorni di preparazione, quindi nella prima parte solo coro da una parte e orchestra dall'altra, poi ci siamo riuniti nelle ultime prove, coro e orchestra insieme. L'ultima prova l'abbiamo tenuta ieri sera e siamo pronti per questa processione. Non ci sarà la prova generale in cattedrale, la consueta prova generale delle ore 12. Questo per ovvi motivi di sicurezza, per evitare assembramenti, è stato così deciso. Però diciamo che il nostro iter di preparazione è completo, siamo pronti e non possiamo negare che specialmente nei primi giorni c'è stata una forte commozione ricominciare dopo due anni di silenzio, anche se abbiamo cercato di ovviare questo silenzio del miserere nella nostra città con le conosciute esposizioni con il miserere dai balconi che abbiamo dato alla città in questi due anni.